Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vediamo una breve dimostrazione di come si gestisce l'area di stampa nei fogli di calcolo. Ma vediamo qual è la differenza con i fogli di videoscrittura. Apriamo ad esempio LibreOffice Writer, che è un equivalente di Microsoft Word. Vediamo che nei fogli di videoscrittura, anche se l'utente non ha inserito nessuna informazione, se clicchiamo il tasto anteprima, vedete che ci dà il nostro foglio A4, nel nostro tavolo grigio, in verticale, ci indica che questa sarà l'anteprima di stampa. In pratica i fogli di videoscrittura sono molto più dei fogli di calcolo diretti alla stampa su carta, mentre il foglio di calcolo spesso viene utilizzato soltanto a video, praticamente si utilizza solo con il computer. Andiamo a vedere che cosa succede se facciamo la stessa cosa con un foglio di calcolo, LibreOffice Calc. Noi utilizziamo questo qua, lo apriamo, attendiamo. Nel foglio noi non scriviamo nessuna immagine, clicchiamo il tasto anteprima di stampa e vedete che ci dice che non c'è nessun dato. Quindi vedete che, diciamo, questo tipo di programmi è orientato più alla scrittura, l'utilizzo delle informazioni, diciamo, necessitate dall'utente a schermo. Allora, forziamo l'anteprima di stampa, dobbiamo scrivere qualcosa. Scriviamoci la solita, diciamo, lista dei mesi, no? Scriviamo gennaio, prendiamo la maniglietta, andiamo verso destra e viene autocompilato. Arriviamo fino a dicembre, ecco qua, abbiamo scritto dicembre, e poi sotto ci scriviamo, vedete, notate che io avevo scritto gennaio con la lettera maiuscola e l'autocompilazione insiste a fare i mesi con la lettera minuscola. Questa è una piccola notazione. Facciamo come se questo fosse una specie di fatturato dei nostri primi 6 mesi. Noi abbiamo aggiunto qualche cosa. Che cosa farà adesso se clicchiamo il tasto anteprima di stampa? Evidentemente ci farà vedere l'anteprima di stampa. Vedete che ci presenta un foglio A4 perché noi abbiamo una stampante A4 in verticale. Se noi facciamo la zoomata, ci rendiamo conto che se noi stampiamo questa informazione viene un pasticcio, perché poi da luglio in poi viene messo nella seconda pagina. Scriviamo, cioè scusate, clicchiamo la seconda pagina e vedete che questo sarebbe la stampa della foglia della seconda pagina. Innanzitutto noi vediamo che c'è questo foglio 1 sopra, a noi queste cose non ci piacciono. Se uno la vuole l'intestazione al piedi pagina ce la scrive, altrimenti si va in formatta pagina. Si va in intestazione piedi pagina e si tolgono i due segni di spunta, si va in piedi pagina e si tolgono i due segni di spunta e uno ha un pochino più di spazio e vedete che sparisce. Però quello che noi vogliamo fare è che innanzitutto venga stampato tutto in una pagina, perché altrimenti dobbiamo leggerlo in maniera scorretta, e che poi se il documento consta di più pagine, l'intestazione di pagina deve essere ripetuta più volte. Allora, innanzitutto quello che si può fare è andare in formatta pagina e andare nel tab, cioè nella linguetta pagina, e dirgli che la nostra stampa deve essere orizzontale. Essendo orizzontale ovviamente c'entrano più mesi. Adesso vedete che ci ha mangiato praticamente un po' di mesi, è arrivato fino a luglio, vedremo che cosa fa. Quello che possiamo fare poi è diminuire i margini. A sinistra mettiamo un centimetro, facciamo tab, un centimetro per il margine destro, facciamo tab, un centimetro per il margine superiore, facciamo tab, un centimetro per il margine inferiore, facciamo tab. E facciamo ok, vediamo che cosa avviene fuori nella nostra area di stampa. Vedete che finalmente siamo riusciti a scrivere tutti i mesi all'interno di una sola pagina. Che cosa significa? Che se noi dobbiamo stampare questo tipo di informazione per una persona che la deve leggere, adesso finalmente, soprattutto in orizzontale, è più facile leggerla. Se non dovesse centrare tutta l'informazione, noi abbiamo questo slide. Praticamente con questo slide noi possiamo, vedete, scalare la stampa e far entrare tutte le informazioni che vogliamo, cioè forzare praticamente anche la grandezza della font che abbiamo deciso nella compilazione del foglio per farla entrare in una stampa. Quindi noi siamo all'interno dell'anteprima di stampa. Ciò significa che noi non stiamo modificando la font o il contenuto del documento, stiamo modificando solo l'output di stampa. Quindi sempre utilizzare il menu anteprima di stampa prima di stampare, mettere il foglio in orizzontale se ci sono tante colonne, e poi casomai intervenire in questo selettore che viene chiamato fattore di scala per diminuire la scala, ma sempre a stampa. Quindi noi non stiamo modificando. Ma vediamo il nostro problema adesso. Finalmente, se noi andiamo in visualizza, prima non si poteva fare, e andiamo per esempio a pagina intera, vedete che ci sono i segni dei confini praticamente dell'area di stampa. Se uno non fa queste operazioni, non entra almeno una volta in area di stampa, queste lineette non compaiono. Quindi questa è la pagina 1 e questa è la pagina 2. Vedete queste lineette tratteggiate? Riandiamo nuovamente nello zoom e gli diciamo larghezza pagina per vederci meglio. Adesso ammettiamo che noi stiamo scrivendo così tanti dati che entriamo nella seconda pagina. Andiamo giù con il cursore e attendiamo che compaia la linea tratteggiata, e anche qui scriviamo, diciamo, il fatturato di
un paio di 6 mesi, 7 mesi. Adesso che cosa abbiamo fatto in questo strano foglio di calcolo? Abbiamo invaso due pagine. Se noi andiamo in anteprima di stampa, vediamo che possiamo cliccare la freccia destra che indica la seconda pagina e vedete che c'è qui il nostro fatturato, però non abbiamo l'intestazione di colonne, noi non sappiamo qual è gennaio, febbraio. Come si fa? Allora, purtroppo, stranamente non l'hanno messo in questo tipo di menu, forse poteva essere messo qui, perché addirittura l'hanno messo all'interno del menu formato area di stampa. A me sarebbe piaciuto che il comando area di stampa fosse inserito all'interno della finestra anteprima di stampa, secondo me sembrava un pochino più logico. Comunque bisogna fare menu formato, opzione area di stampa, voce modifica. In questa seconda diciamo opzione è sufficiente cliccare questo tastino e indicare che io voglio ripetere l'intestazione delle mie colonne, che è questo qua, che è la riga 1. Io potrei avere anche delle intestazioni che costano di più righe. In questo caso $1 gli indica che ad ogni stampa, quindi ad ogni stampa di ogni pagina, bisogna ripetere l'intestazione di colonna della riga 1. Ripremiamo questo tasto, facciamo ok e andiamo nuovamente a controllare in area di stampa che cosa è successo. Vedete che abbiamo l'intestazione di colonna dei mesi nella prima pagina, clicchiamo la freccia destra e adesso l'abbiamo anche nella seconda pagina. Che cosa significa? Che ci possiamo finalmente capire se un fatturato corrisponde a gennaio, febbraio, marzo, eccetera. Non si vede molto bene perché vedete che i numeri lui ce li mette a destra. Allora quello che possiamo fare è cliccare, vediamo, e mettere l'allineamento a destra. Di modo che noi, siccome nei fogli di calcolo il testo viene messo a sinistra, ciò che numero viene messo a destra e al centro vengono messi i messaggi di errore, vediamo se ci ha dato retta, rifacendo anteprima di stampa, finalmente noi possiamo in maniera più chiara capire quale fatturato va in quale mese. E se noi clicchiamo la seconda pagina, pur non avendo noi scritto l'intestazione di colonna, è presente nella stampa. Infatti se noi andiamo a verificare, torniamo ancora una volta un pochino giù, vedete che per esempio nel documento vero e proprio, no? In quello che si chiamava una volta, diciamo, nell'area di lavoro, non è presente l'intestazione di stampa, ma nell'area dell'intestazione della colonna, ma nell'area di stampa in realtà è presente. Un'altra cosa carina che possiamo fare, sempre per essere sicuri che venga meglio stampato, nel tasto formatta pagina, vedete qui c'è per esempio allineamento della tabella orizzontale, vedete che ci fa vedere in anteprima, se fosse anche verticale andrebbe al centro della pagina, se è orizzontale soltanto diciamo al centro della pagina in alto, facciamo ok e vedete che adesso viene perfettamente preciso allineato all'interno del nostro foglio e addirittura viene con l'intestazione delle colonne ripetuta ad ogni foglio, anche se l'intestazione delle colonne, ripetiamo, non è per esempio presente all'interno del foglio vero e proprio. Vedete che all'inizio della pagina 2 non c'è. Poi se uno ha delle esigenze più particolari per la gestione, per la decisione dell'area di stampa, quello che può fare, sempre in formato area di stampa e sempre in modifica, quello che può fare è per esempio decidere a mano l'area di stampa, facendo così e selezionando per esempio soltanto alcune righe, vogliamo fare la stampa soltanto del primo semestre, ricliccando il tasto facciamo ok e adesso vediamo perché l'anteprima di stampa è uno strumento dinamico. Vedete che il tratteggiamento ha praticamente incrociato soltanto il primo semestre, pur essendo il documento completo. Se noi andiamo in anteprima di stampa, vediamo che adesso viene stampato al centro soltanto il primo semestre. Pur essendo presente, diciamo, a video tutta l'informazione di tutto l'anno, abbiamo deciso con la voce formato area di stampa modifica e avendolo selezionato a mano da questo tastino, perché per esempio la persona che è interessata alla nostra stampa vuole un report soltanto del primo semestre. Bene, noi il video finisce qua, adesso vi ripetiamo un attimo quello che abbiamo fatto. Semplicemente siamo andati in anteprima di stampa, abbiamo giostrato in formatta pagina, no? La grandezza dei margini per ridurlo il più possibile, l'abbiamo messo in orizzontale per farci entrare tutto l'anno, abbiamo messo un allineamento in orizzontale, poi ci siamo divertiti e siamo andati per esempio nel menu formato, area di stampa, modifica, e gli abbiamo detto di ripetere sempre la riga 1, perché ad ogni pagina volevo che venisse ripetuta la riga 1, abbiamo creato un'area di stampa personalizzata per fare una specie, vogliamo dire una cosa strana, una specie di tabella pivot, cioè un'estrazione, un report solo di una parte della pagina, e poi abbiamo verificato che in questa maniera, vedete, viene una stampa corretta soltanto di un pezzino. Vedete che è sparita la freccina destra, non si può più selezionare perché noi abbiamo deciso di fare soltanto il primo semestre
della prima pagina. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.